A tutti voi il mio saluto cordiale e fraterno. Continua il nostro cammino di Quaresima verso la Pasqua. Siamo arrivati alla terza domenica di Quaresima. Ci è stato detto che sapremo vivere nel mondo con gli altri e davanti a Dio, vincendo ogni male e affidandoci alla parola, all'esempio e alla grazia di Gesù, la nostra vita diventa una vita vera, trasfigurata, che ci porterà a dire con Pietro, Giacomo e Giovanni e milioni di altri cristiani lungo i secoli: io ringrazio Dio, io sono contento, la mia vita è una bella vita, la mia vita è un dono grande che voglio condividere con tutti. In questa terza domenica ci si dice: ma come? Quali sono i mezzi per riuscire a entrare in questa vita rinnovata, vera, conforme alla stessa vita di Cristo? Gli ebrei avevano nel deserto la tenda, avevano la nube, avevano la legge, avevano tanti mezzi e soprattutto una volta che sono entrati nella terra promessa avevano come mezzo fondamentale, sacro, che nessuno osava neanche toccare, il Tempio di Dio. Ma tutti questi mezzi non hanno cambiato i loro cuori di pietra, non sono diventati cuori di carne, non ha fatto che lo Spirito di Dio li prendesse e li trasformasse. Ecco allora il Vangelo di oggi. C'è un nuovo tempio, c'è un nuovo mezzo che veramente farà scendere nel cuore dei credenti la parola di Dio e porterà frutti abbondanti. Diventerà il mezzo che trasformerà la vita umana in vita divina, la vita secondo noi in una vita secondo Dio. E questo mezzo, questo tempio, si chiama Gesù Cristo. Ma ascoltiamo questa bella pagina di Giovanni. Viene Marco, che stiamo leggendo durante l'anno, viene integrato in certi momenti dalle pagine di San Giovanni, come accade quest'oggi. Mettiamoci in ascolto. Cantiamo al Signore, grande nell'amor del Signore, canta insieme a noi, è Lui il Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là, seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo.
Abbiamo ascoltato questa pagina conosciuta di San Giovanni, di Gesù che caccia i venditori dal Tempio, di Gesù che dice: distruggete questo Tempio e io costruirò un nuovo vero Tempio, un Tempio che hanno impiegato 84 anni per costruirlo. È cominciato sotto Erode il Grande nel 20 a.C. ed è terminato, pensate, nel 64 d.C. È durato, una volta terminato, solo 6 anni, perché nel 70 le legioni romane di Tito distrussero fin dalle fondamenta quel luogo santo, di cui oggi non possiamo che vedere solo un pezzo di muro, che viene chiamato il muro del pianto, perché lì vanno a piangere gli ebrei, perché hanno perso il mezzo fondamentale che li poteva avvicinare a Dio. Ma Gesù dice: non è quel tempio di pietra, ma è un nuovo tempio, il mio corpo risorto, che vi potrà fare entrare in comunione con Dio. E questa promessa di Gesù non la capiranno, queste parole, neanche gli apostoli, lo capiranno dopo la risurrezione. Allora fermiamoci un attimo: gli ebrei sognavano, desideravano, andavano al Tempio perché poter entrare in quelle mura, toccare quelle mura, per loro significava toccare Dio. Facevano sacrifici non solo di animali, di buoi, di colombi, ma sacrifici immensi per viaggi di settimane, per spese che a volte non potevano permettersi, ma dovevano entrare in comunione con Dio. E siccome si richiedeva una purezza immensa, era solo il sommo sacerdote che poteva entrare una volta all'anno nel Santo dei Santi. Loro dovevano fermarsi o nel Santo, se erano sacerdoti, o nel cortile degli uomini o nel cortile delle donne, ma attraverso il sommo sacerdote era come se anch'essi toccassero con mano la presenza potente di Dio. Ma quel tempio e tutte le altre mediazioni, come la legge, come la tenda del deserto, come l'arca dove venivano conservati appunto la legge di Mosè, la manna e la verga di Aronne, non avevano cambiato il cuore di quella gente. E Gesù che entra in quel luogo che doveva essere il luogo di Dio, il luogo santo, il luogo dell'amore, il luogo della purezza, vede che tutto questo non è avvenuto e fa un gesto profetico altissimo: caccia i venditori dal Tempio, rovescia i loro banchi dove cambiavano le monete e grida: avete fatto della casa di mio padre, quindi si fa figlio di Dio, una spelonca di ladri. C'è una reazione immaginabile, certo, contro Gesù, e gli dicono: ma tu quale segno fai? Chi sei per poter dire questo tempio deve essere distrutto? E sapete che chiunque non profanava ma parlava solo contro il tempio poteva essere messo a morte. Gesù verrà messo a morte perché ha parlato contro il tempio. Santo Stefano verrà messo a morte perché dicono, anche se non è vero, che ha parlato contro il tempio. E Gesù dice: io sono il segno, io sono il mezzo, io sono il sacramento che farò risorgere, che edificherò solo dopo 3 giorni, o meglio al 3° giorno. Parlava del suo corpo veramente risorto. Allora, se quel tempio non ha adempiuto la missione di cambiare i cuori degli ebrei, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, dobbiamo chiederci: ma il nuovo tempio, il corpo di Gesù, ha cambiato il mio cuore? Mi ha reso veramente conforme a Lui? Mi ha reso veramente figlio di Dio? Ma il nuovo tempio, Gesù, che in cui parla, in cui mi offre se stesso, prendete e mangiate, prendete e bevete, mi ha cambiato, ha trasformato la mia famiglia, ha trasformato la mia comunità. Qui si sta parlando in parole molto
semplici, proprio per non perderci, di Gesù sacramento, cioè mezzo per. Gesù è l'unico vero mezzo che ti può far vivere da figlio di Dio, che ti può far vivere le beatitudini, che ti può far vivere la fraternità, che ti può far vivere la speranza, l'amore eroico, che ti porterà a perdonare anche chi ti perseguita, anche chi ti uccide, anche chi ti fa del male. Lui è davvero l'unico vero mezzo che, con un'altra parola, si dice pontefice sommo, è l'unico vero ponte, il più alto che esiste, che ti può fare entrare nella vita di Dio. Noi i sacramenti, quindi questo incontro con Gesù, lo riceviamo tante volte. I sacramenti li abbiamo ricevuti, il battesimo, cresima, comunione, ma quante volte riceviamo la comunione, la confessione? Io ho ricevuto il sacerdozio, forse voi avete ricevuto il matrimonio. Un giorno ci daranno anche l'unzione degli infermi, non l'ultima unzione. Ecco, ma questi sacramenti mi hanno fatto crescere, mi hanno reso davvero un'immagine vivente, un Vangelo vivente nel mondo. Allora è importante, primo, che noi conosciamo i sacramenti. Tante volte li riceviamo senza sapere che cosa riceviamo, chi riceviamo, che cosa comporta. Tante volte, per fare un esempio, ci si sposa in chiesa, ma quei due ragazzi non hanno mai neanche lontanamente immaginato cos'è un sacramento, per cui dicono: mi posso lasciare, mi voglio lasciare, ma ciò che Dio ha unito, che ha reso sacro e che nessuno potrà mai separare, è un'altra cosa. Tu dovrai vivere non quell'amore umano finché va, finché mi piace, ma tu dovrai vivere un amore eterno, un amore infinito, un amore che va al di là del tempo, come Gesù ce lo ha dimostrato. La comunione, il sacramento che si riceve a massa, folle immense vengono all'altare a ricevere, ti deve far veramente vivere con il cuore di Cristo. Non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive dentro di te, è Lui che ha sostituito i tuoi pensieri, il tuo cuore, la tua vita, e a volte non cambia niente, non cambia mai niente. Allora bisogna conoscere i sacramenti, bisogna prepararli, poveri ragazzi che ricevono i sacramenti non aiutati, per cui che l'abbiano o non l'abbiano è la stessa cosa. Bisogna prepararli, bisogna prepararsi, bisogna viverli coscientemente, col tempo, con pazienza, entrando dentro il mistero. Bisogna fermarsi perché i frutti non vengono dispersi. Allora, quando sapremo davvero incontrare Cristo attraverso questi mezzi, allora Cristo vivrà dentro di noi e noi saremo la luce del mondo, il sale della terra, i buoni samaritani che si piegano verso i poveri di questo mondo. Saremo quelli che annunciano il Vangelo, saremo quelli che portano la speranza. Bene, allora questa domenica è formidabile perché ci dice: rifletti su come tu vivi i sacramenti. Non è possibile che dopo decenni, dopo migliaia e migliaia di volte che ricevi i sacramenti, il tuo cuore, la tua vita è rimasta tale e quale, qualcosa non funziona. In questa settimana il Papa ci consiglia di vivere le 24 ore per il Signore, preghiera, adorazione e confessione. Dal 9 al 10 marzo, venerdì sabato, è una buona, ottima occasione per vedere come viviamo i sacramenti. Ma prima di chiudere, una parola sulla prima lettura, le 10 parole che noi chiamiamo in modo improprio i comandamenti. Gesù non ci ha dato dei comandi, Dio ci ha dato delle 10 parole di vita che ci fanno vivere bene quando siamo davanti a Dio, che ci fanno vivere bene
con gli altri, che ci fanno vivere bene la nostra vita, che ci fanno vivere bene la nostra missione. Sono parole di vita, tu hai parole di vita eterna. Da chi andremo, Signore? E io non vorrei essere profeta, ma scommetto che tanti non sanno neanche i 10 comandamenti e non sanno, e ancora meno, l'introduzione che dice: ascolta Israele, io che ti ho fatto uscire dall'Egitto, io che sono il tuo Dio, ti dico queste parole che faranno vivere te, i tuoi figli, i figli dei tuoi figli. Ma non dimentichiamo che queste 10 parole sono state portate a perfezione da Gesù nel discorso della montagna, le beatitudini. Allora, fratelli, questa Quaresima ci renderà persone nuove? Sicuramente sì. Se le parole di Dio le mediteremo e le vivremo, sicuramente sì. Se rivedremo il nostro modo di ricevere i sacramenti, e li riceveremo sapendo cosa riceviamo, facendolo con fede, speranza e carità, e poi portando i frutti, ricordandoci nella vita di ogni giorno. Che cosa vi posso augurare se non riscopriamo la verità di Gesù che ci parla, la verità di Gesù che ci vuole incontrare nei sacramenti, in particolare nel sacramento della comunione. Buona settimana a tutti voi.